nuova puntata di Volley Zap andiamo a far visita ad un giovane azzurro, medaglia d'argento agli ultimi mondiali Under 21 disputati in Bahrain e vincitore del premio come miglior palleggiatore di tutta la manifestazione. Oggi andiamo a Roma per fare due chiacchiere in casa di Lorenzo Sperotto. Un caloroso saluto a tutti gli spettatori di Volley Zap. Stato assegnato il premio, sicuramente è stato un motivo di orgoglio, però la prima cosa che ho pensato è stata: questa è la ciliegina sulla torta di un grande percorso fatto da una grande squadra. Sicuramente lo dedicherei alla mia famiglia, che mi è stata sempre vicino nonostante la mia lontananza negli ultimi anni. Costruire il palleggiatore ideale non è facile, perché ci sono un sacco di fenomeni in circolazione, però sicuramente metterei le mani di De Cecco, il muro e la battuta di Giannelli, e anche dati i suoi centimetri. Il carattere è assolutamente quello di Bruninho ed è infatti quello a cui mi ispiro di più. Serie assolutamente da vedere in questa quarantena sono Breaking Bad, Lost e Friends, che sono le mie preferite. Canzoni da ascoltare nel pre-gara sono un po' di rock come Numb di Linkin Park oppure A Way to Hell degli AC/DC e qualche canzone più elettronica come M Ball del remix di Skrillex. Diciamo che io prima di ogni partita, sicuramente quando entro in campo, la prima cosa che faccio è piegare la mia maglietta molto attentamente e metterla sulla panchina nel mio solito posto, ecco. Innanzitutto spero che questo periodo di quarantena finisca il prima possibile in modo tale da tornare nei campi da gioco a divertirci insieme. Intanto ne possiamo approfittare per studiare come faccio io. Il mio sogno penso sia come quello di molti, giocare in Superlega in un futuro. E tra 20 anni è tosta, perché comunque spero di aver intrapreso le strade giuste per realizzare il mio sogno e magari chissà essermi realizzato e pormi sempre nuovi obiettivi, ecco. Serie assolutamente da vedere.